Sapete quanto sono grandi le mie palle? Sono grandi quanto due delle vostre teste vuote messe insieme. Ho mangiato tanta di quella merda che ve la fareste sotto solo a pensarci. In periferia, in centro, Harlem, Brooklyn. Ma non vedete medaglie sul mio petto. Perché non sono un eroe, sono un vigile del fuoco. Il nostro lavoro non è fabbricare eroi, è scoprire quanti sono i cacasotto. Perché è questo che siete se non reggete il calore. Delle fighette. E non c'è spazio per le fighette nei pompieri di New York. Che cazzo ridi coglione? Eh? Che c'è di divertente? Ecco, sì, sto pivello. Parla solo se hai il permesso. Vi auguro caldamente di non venire assegnati alla mia caserma, perché vi consumerò fino al midollo. Avevo 60 amici che hanno dato la vita a Ground Zero. 60. Quattro erano della mia caserma. Vito Costello, l'hanno trovato quasi intero. Ricky Davis, trovato quasi intero, mentre proteggeva una civile. Bobby Vincent, solo la testa. E il mio cugino, Jimmy Keith, il mio migliore amico. Sapete di quest'uomo? Che cosa hanno riportato... Ai poveri genitori. Il dito medio? Nient'altro. Un dito. Quei quattro uomini erano esseri umani e di sicuro pompieri migliori di quanto ognuno di voi potrà mai diventare. Dite grazie, vigili permanenti in prova! Grazie, capo squadra signore! Caspita, cugino. Che grinta. Sei grande. Mi è piaciuto quando hai parlato di me, è stato toccante. Toccante, ci hai messo del sentimento. Certo quelle spinette perderebbero un po' di fiducia se ti sentissero parlare con un cadavere, ma. Non dici niente? Oggi non mi rispondi. Ok. Allora che facciamo? Vai a casa oppure torni al cimitero a guardare la mia lapide? Sai che c'è Jimmy? Fanculo.